Per ringraziare il Rotary per questo importante regalo che sta facendo alla casa di riposo del comune di Cagliari, che permette agli anziani che sono lì, diciamo, ricoverati di poter, soprattutto in questo periodo abbastanza particolare, di poter entrare in contatto con i propri familiari, con i propri amici, con i propri conoscenti e permette loro anche di avere come dire, un contatto con la tecnologia importante, grazie anche alla collaborazione dei giovani del Rotary e quindi di favorire un percorso di invecchiamento, insomma, più attivo, che è uno degli obiettivi che ha l'amministrazione. Io ricordo che la nostra città è una città che ha un alto numero di anziani, un alto numero di anziani che tra l'altro vivono spesso da soli, quindi qualsiasi iniziativa come questa ha l'obiettivo di avvicinare, di sfruttare anche utilizzare la tecnologia per avvicinare i nostri anziani al mondo e far sì che possano implementare rapporti sociali. È un bene perché lo sviluppo dei rapporti sociali, l'invecchiamento attivo, la comunanza, il fatto che c'è la possibilità di scambiare idee, chiacchiere, opinioni, significa riuscire a invecchiare meglio e anche un impatto, a mio parere, molto importante sul sistema sanitario e soprattutto sulla spesa farmaceutica. Quindi ringrazio veramente gli amici del Rotary per aver avuto questa importante sensibilità e averci permesso di stare in qualche modo, di offrire maggior vicinanza ai nostri anziani nella casa di riposo, vicinanza che comunque c'è sempre perché c'è da parte dell'assessore che quest'anno è stata particolarmente attenta alle questioni legate alla casa di riposo, c'è da parte del servizio, della dottoressa Carboni, dottor Leo, che gestisce insieme ovviamente al servizio in maniera magistrale la casa di riposo. Quindi veramente un grazie sentito a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. Io ricordo quando mi parlarono, il dottor Porcu, che è qui presente, mi parlò di questo progetto Nono Social, chiedendo il nostro partenariato. Ovviamente era un progetto bellissimo, molto appetibile, e anche molto innovativo, devo dire, che avrebbe permesso ai degenti della nostra casa di riposo di intanto di familiarizzare con le moderne tecnologie, quindi di mantenere vive, diciamo, le loro tradizioni, quindi quello che io dico sempre, che gli anziani sono la memoria storica della nostra società, e quindi pur mantenendo vive, appunto, le loro tradizioni, potevano però efficacemente avere un approccio con l'era digitale. Questo gli avrebbe permesso di entrare in contatto con i loro familiari, quindi con i loro nipoti. Io tutte le volte che sono andata a fare visita, quando ancora lo potevo fare, alla casa di riposo, mi è capitato di parlare con alcuni di loro che avevano i nipoti che stavano fuori, che non vivevano a Cagliari, non vivevano neanche in Sardegna, e quindi per loro era doloroso, non poterli sentire. Ovviamente un tablet risponde meglio a determinate esigenze rispetto ad un cellulare, soprattutto a un cellulare che non è tecnologicamente molto avanti. Quindi questa iniziativa ovviamente l'abbiamo subito accettata con molto entusiasmo, e devo dire che i colleghi rotariani sono stati molto presenti. Siamo andati insieme a visitare la struttura, ma tutto questo progetto non si è limitato solamente al regalo di 10 tablet, ma c'è alle spalle un progetto che è iniziato con il cablaggio della struttura di Terramaini, in modo che ci fosse, appunto, correggetemi se sbaglio, una rete che fosse accessibile. Esatto, efficiente, e quindi è stato fatto anche questo lavoro di, diciamo, di impianto, che è stato molto importante.
Ovviamente poi l'utilizzo dei tablet da parte delle persone riuscirà a farci raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, quindi quello di avere un interscambio generazionale, perché all'utilizzo di questi tablet i nostri assistiti verranno iniziati dai giovani del Rotaract. Avevamo pensato inizialmente ad una collaborazione con i giovani delle scuole per le quali avevamo già discusso con l'assessora De Dola, che peraltro stamattina non è potuta venire perché ha avuto un impegno, lei è un avvocato, è stata bloccata in tribunale, quindi purtroppo non può esserci, ma ha partecipato anche lei all'iniziativa. E quindi questo dei giovani della scuola sarebbe stato anche questo un passaggio molto importante, che però purtroppo abbiamo dovuto abbandonare a causa dell'emergenza Covid. Adesso io spero che l'emergenza Covid cessi e che quindi questi tablet non abbiano solo una funzione in questa fase ristretta in cui noi siamo stati gioco forza obbligati a ridurre anche le visite dei familiari all'interno della struttura. Io voglio ringraziare davvero il dottor Carlo Carcassi, che è qui a fianco a me, che è il presidente del Rotary Cagliari, il dottor Danero, che è il past president, il dottor Porcu e il dottor Rossetti, che sono tutti soci Rotary Cagliari, impegnatissimi, devo dire soprattutto impegnatissimi nel sociale. Buongiorno a tutti, grazie Assessore e grazie a voi tutti membri del Rotary Cagliari per questa iniziativa bellissima, che mette in luce proprio l'attenzione alla fragilità, perché questa scelta di fornire dei tablet va a trovare un'esigenza che è quella di far sentire meno soli i nostri anziani, una solitudine che è stata veramente molto, come dire, devastante per alcuni, perché il fatto di poter vivere questo periodo senza avere alcun contatto con alcun contatto tra virgolette, ovviamente, perché poi si è fatto quello che si poteva fare con i propri familiari, questo denota proprio un'attenzione al sociale, un'attenzione alla persona in tutte le sue peculiarità, in tutte le sue fasi della vita. E noi abbiamo tantissimi anziani, l'età media è salita e noi siamo un popolo di anziani fondamentalmente. È molto interessante anche la peculiarità di questo progetto, sia che ci sia uno scambio intergenerazionale dei giovani che insegnano agli anziani a prendere padronanza di quelle che sono le tecnologie. Ecco, è un progetto più che meritevole, è un'iniziativa veramente molto 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 importante, che denota proprio l'animo di voler aiutare e di essere all'interno della società anche un faro verso le esigenze concrete dei più fragili. Grazie. Ci offre. Questo progetto era nato da una illuminata idea del socio Domenico Nico Porcu, e durante sotto la presidenza di Francesco Danero. Poi, come abbiamo sentito adesso dall'assessore Lantini, si era fermato tutto causa Covid, causa confinamento. E il nostro intendimento è stato quello comunque di portarlo a termine. Abbiamo sempre avuto un riscontro molto positivo dall'amministrazione comunale e anche nella prima persona del sindaco e dei due assessorati che se ne sono occupati. E a questo punto non mi rimane che ringraziare sia i soci, soprattutto Michele Rossetti, che è colui che si è fatto carico di sistemare tutta quanta la rete di internet e wifi, tutti i punti di accesso per poter permettere poi agli anziani, non mi piace chiamarli così, ma di uomini e donne della terza età, che sono ospiti della casa di riposo Vittorio Emanuele II, e Simone Parente, che adesso non c'è ma lui si occupa di telefonia,
anche il direttore della casa di riposo, che si è sempre dimostrato estremamente collaborante per questo. Questa non sarà l'ultima delle iniziative che il nostro club, come anche gli altri club cittadini, comunque perseguono, e quindi mi auguro di poterci rivedere con un'altra iniziativa, o nell'ambito del sociale, o per il miglioramento e la fruizione dei beni artistico-culturali della nostra città.